Cominciamo adesso a rendere i nostri suoni più interessanti e a permettere la loro mutazione nel tempo. Con LVMS possiamo sia creare un suono e suonarlo così per com'è, per tutto il tempo, che anche modificare qualche sua caratteristica. Questo lo possiamo fare grazie alle tracce di automazione. Tracce di automazione che sono presenti sia nel Song Editor che nel Beat and Bassline Editor. In questo caso noi utilizzeremo il Song Editor. E creeremo anche un pad nello stesso esatto momento. Ho qui preso un preset di Zin Add Sub FX che trovate sotto la sua cartella Zin Add Sub FX, sotto Pads, ed è uno dei synth pad, che suona così. Adesso, se noi proviamo a scrivere qualcosa, ad esempio quello che più o meno ha suonato, qualcosa del genere, suona più o meno così. Non è abbastanza interessante, perché non si muove nel tempo. Adesso aggiungiamo una traccia di automazione attraverso il suo pulsante. Lo chiameremo frequenza di filtro del filtro e modificheremo questa variabile qua, questo frequenza appunto. Quindi io posso utilizzare il mouse, tenere premuto e spostare in basso e in alto per modificare il suo valore, quindi modificare il suono. In particolare voglio che questo suono parti da zero e arrivi al massimo, e poi ritorni. Per fare questo, tengo premuto CTRL, tengo premuto il tasto sinistro del mouse su frequenza, e mi trascino questo controllo sulla traccia di automazione. E allungo la traccia. Quindi abbiamo detto che voglio che in queste quattro battute, questo aumenti e poi decresca. Questo è l'editor, un'altra griglia, tanto per cambiare. Questo è un punto. Questo punto definisce un valore. Quando il cursore passerà da questo punto, questo valore verrà preso dalla frequenza. All'inizio voglio portarlo subito. Mettiamo a 1. Poi abbiamo detto che dopo le prime quattro battute deve andare. Deve essere arrivato al massimo e poi deve riscendere fino all'ottava battuta di nuovo ad 1. Mettiamo un pochettino prima per evitare problemi. Questo però creerà semplicemente un salto che non ci interessa. Ci interessa invece avere un graduale scostamento, una graduale modifica. Utilizzeremo una progressione lineare utilizzando questo pulsante. Per renderlo ancora più interessante possiamo utilizzare quest'altro pulsante, che è un'altra progressione a cubica di Hermite, una funzione matematica, e lo faccio un pochettino così. In questo modo permane la posizione di partenza per andare velocemente alla posizione di fine, in tutti e due i casi. Ok. Il disegno viene riprodotto in questa miniatura. Mettiamo a ripetizione e proviamo il suono.
Come vedete, abbiamo creato un movimento molto più interessante e abbiamo arricchito il nostro brano di qualche elemento, appunto, più coinvolgente. Direi di parlare adesso di un'altra cosa per arricchire ancora di più questo tutorial, ossia di queste due levette, volume principale e altezza principale. Il volume principale permette di modificare in modo sommario il volume di tutto. Diciamo che non è molto utile se sappiamo utilizzare bene il mixer. Invece questo, l'altezza principale, permette di trasporre l'intero brano, tutti i suoni, compresi quelli della batteria, video e percussioni, di semitoni. Per esempio, se ho questo che è scritto in re minore, lo voglio trasportare in do minore, mi basterà scendere i due semitoni e suonare. Notare, qui le note scritte sono sempre quelle del re, ma in realtà stiamo suonando in do. Se noi confrontiamo questo suono con un altro progetto in cui la trasposizione è annullata, avremo un do, o comunque un brano scritto in do minore. Questo termina questa breve puntata, in cui abbiamo però parlato di un oggetto molto importante, ossia le automation, e abbiamo anche fatto un pad, senza troppi problemi. Ci vediamo alla prossima puntata per rendere il nostro brano ancora più interessante.